Buongiorno, studiamo il Daf di oggi, Masechet Shabbat, Daf Kuf Lamedchet, Rado Shabbat, pagina 138. Siamo a 6 righe dall'alto. Ve'ei notin ateluya be'Shabbat. La Mishnah diceva che secondo i Chachamim non si può mettere una stoffa su un contenitore, scusate, se c'è un contenitore vuoto su cui sia stata messa una stoffa perfino prima di Shabbat, non si potrà travasare il vino su quella stoffa. Cioè, la persona vuole travasare il vino da un contenitore all'altro per separare i sedimenti dal vino, di Shabbat non lo potrà fare, anche se la stoffa per separare i sedimenti dal vino è stata messa sul contenitore vuoto prima di Shabbat. Quindi, anche se non c'è il problema di Ohel, Ohel vuol dire fare un tetto con l'intento di usare l'area sottostante, perché non c'è il problema di Ohel, perché la stoffa è stata messa prima di Shabbat, comunque non si potrà travasare il vino perché è vietato, e adesso vedremo qual è il divieto travasare il vino su questa stoffa. I Bai Alehu si chiesero: Shimer mai, se una persona ha travasato il vino di Shabbat, ha trasgredito un divieto della Torah o dei Chachamim? Amma Rav Kahana, Shimer Chayav Chata, dice Rav Kahana, uno che travasa il vino tramite questa stoffa e quindi separa, fa sì che si separano i sedimenti dal vino, deve portare un korban e quindi ha trasgredito un divieto della Torah. Matkiv la Rav Sheshet, dice, chiede Rav Sheshet, Mi ika midi? È forse possibile che ci sia qualcosa de Rabbanan Mechayvei Chatat, che i Chachamim dicano che per questa cosa bisogna portare un korban, cioè che è vietata della Torah, ve Rabbi Eliezer Sharei Lekatchila e Rabbi Eliezer lo permetta a priori? Noi abbiamo visto nella Mishnah due opinioni. Secondo Rabbi Eliezer è permesso travasare il vino di Shabbat da un contenitore all'altro passando per questa soffa, separando così i sedimenti dal vino. Chachamim invece vietano. Ora, l'opinione di Rabbi Eliezer è chiara: permesso vuol dire permesso. L'opinione di Chachamim invece non è chiara, perché se dicono vietato, non sappiamo se è vietato perché lo dice la Torah o perché lo dicono i Chachamim. Se lo dice la Torah è un estremo, perché abbiamo, come dire, tre possibilità: o permesso a priori, o vietato dai Chachamim, o vietato dalla Torah. Siccome Rav Kahana dice che secondo i Chachamim è vietato dalla Torah, viene fuori che abbiamo due opinioni estreme. Rabbi Eliezer dice è permesso a priori, Chachamim dicono è vietato della Torah, passando per il passaggio di mezzo che vuol dire vietato dei Chachamim. E quindi dice Rav Sheshet, è forse possibile che abbiamo due opinioni così estreme? È vero, succede che a volte abbiamo queste opinioni estreme. Ad esempio, quando si parlava di fare una anivah, anivah in ebraico moderno vuol dire una cravatta, ma in realtà si intende un fiocco di Shabbat, secondo i Chachamim è permesso a priori, secondo Rabbi Uda invece è vietato della Torah. Questo ok, perché? Perché il singolo sta prendendo una posizione più rigorosa e questo va bene. Qui però invece sarebbe l'inverso: abbiamo due opinioni, abbiamo i Chachamim che dicono che è vietato dalla Torah e Rabbi Eliezer che mi direbbe che è permesso a priori. È strano, non troviamo un caso del genere. Matkif la Rav Yosef, al che chiede Rav Yosef a Rav Sheshet, Alamalò, perché dici di no? Perché dici che non troviamo un caso in cui la disputa sia così estrema? Invece ti porto un caso che è così: Harei Ir Shel Zahav, riguardo la città d'oro, che è un gioiello, o una spilla con la forma di Yerushalayim, o una corona con la forma di, diciamo, un gioiello prezioso, de Rabbi Meir Mechayav Chatat, ve Rabbi Eliezer Sharei Lekatchila, lì troviamo tre opinioni. Rabbi Meir dice che è vietato della Torah uscirne, perché secondo Rabbi Meir, insomma, adesso vediamo la Mishnah completa. Secondo Rabbi Meir è vietato uscire così di Shabbat, è vietato della Torah. Secondo Rabbi Eliezer invece è permesso a priori. Mai, qual è questa Mishnah, questa Beraita, detagna? Lo tezei Shabbe Ir Shel Zahav, una donna non può uscire di Shabbat con la città d'oro, con questo ornamento, questo gioiello. Vei miatzea Chayevet Chatat di Rabbi Meir. Se invece così fa, secondo Rabbi Meir ha trasgredito un divieto della Torah. Le Chachamim omerim lotetze, Chachamim dicono non può uscire con questo gioiello di Shabbat. Vimiatze apetura, se però esce con questo gioiello non deve portare un korban e quindi non ha trasgredito un divieto della Torah. Rabbi Eliezer omer, Rabbi Eliezer dice Yotzea Ishab Ir Shel Zahav Lekatchila, una donna può perfino uscire a priori con questo gel. Quindi abbiamo tre opinioni: abbiamo Rabbi Meir che dice è vietato dalla Torah, Chachamim che dicono è
vietato dei Chachamim, e Rabbi Eliezer che dice è permesso a priori. Abbiamo quindi due opinioni estreme. Quindi, tornando a noi, abbiamo nella nostra Mishnah Rabbi Eliezer e Chachamim. Rabbi Eliezer dice è permesso a priori travasare il vino passando per questa stoffa di Shabbat e non è vietato per via del Borer. Chachamim dicono è vietato. Ora, è vietato perché lo vietano i Chachamim o perché lo vieta la Torah? Se è perché lo vietano i Chachamim, siamo a posto, perché non sono due opinioni estreme, una vicino all'altra. Se però mi dici, come dice Rav Kahana, che è vietato perché lo vieta la Torah, abbiamo qui due opinioni estreme. E quindi dice Rav Sheshet, non troviamo che ci siano due opinioni estreme. Al che dice Rav Yosef, come no? La troviamo nel caso della città d'oro, abbiamo Rabbi Meir che prende un estremo, ovvero che è vietato dalla Torah uscire così, perché non ho spiegato, ma Rabbi Meir dice perché è vietato uscire con questo gioiello? Perché non è un indumento, è una cosa completamente superflua e quindi equivale a trasportare in proprietà pubblica. Chachamim dicono non è una cosa superflua, è un gioiello ed è considerato un indumento. Perché Chachamim lo vietano? Perché c'è il rischio che magari una donna, volendo mostrare alle amiche, alle compagne questo suo gioiello, lo toglierà dall'abito e lo trasporterà a quattro amot. Quindi è un divieto di Chachamim. Rabbi Eliezer invece dice è permesso a priori perché chi indossa un gioiello del genere? Una donna nobile, una donna che ha i mezzi economici e quindi non vorrà mostrarlo alle amiche, cioè chi lo mostra alle amiche è una che in genere non indossa questo gioiello e quando ha l'opportunità lo mostra alle amiche. Una donna invece che ha questo gioiello così caro è una donna abituata ad indossarlo e non lo mostrerà alle amiche e quindi è permesso anche a priori. Ad ogni modo vediamo qua due opinioni estreme. E quindi così come lì abbiamo due opinioni estreme, che secondo Rabbi Meir è vietato dalla Torah, secondo Rabbi Eliezer è permesso a priori, anche qui nella Mishnah, secondo Rabbi Eliezer è permesso travasare il vino a priori, secondo Chachamim sarebbe vietato dalla Torah. Amarle Abai, a chi dice Abai Rabbi Yosef no? Mi savart Rabbi Eliezer ad Rabbi Meir kai, credi forse che le parole di Rabbi Eliezer si riferiscono a Rabbi Meir? De Amar Chayevet Chatat, il che di, il, colui di, che Rabbi Meir diceva che è vietato uscire con questo gioiello e se si fa così è vietato dalla Torah. Ad Rabbanan Kai, Rabbi Eliezer si riferiva a quello che dicevano i Chachamim, De Amri, che dicono Patura Balasur. Cioè, abbiamo tre opinioni, Rabbi Meir, Chachamim e Rabbi Eliezer. Le parole di Rabbi Eliezer a chi si riferiscono? A Rabbi Meir o ai Chachamim? Se le parole di Rabbi Eliezer si riferiscono a Rabbi Meir, allora sì, abbiamo qua due estremi. Abbiamo Rabbi Eliezer che è al corrente delle parole di Rabbi Meir. Rabbi Meir dice uscire con questa corona, con questo gioiello è vietato dalla Torah. Arriva Rabbi Eliezer e dice no, è permesso anche a priori. Qui avresti una prova di due opinioni estreme. Però in realtà Rabbi Eliezer si riferisce ai Chachamim. Ad Rabbanan Kai, de Amri Patura Valassur, Chachamim dicono che uscire con questo gioiello è un divieto dei Chachamim. Ve amarle hu ihu, al che dice Rabbi Eliezer, mutale katrila, dice Rabbi Eliezer e Chachamim, è permesso a priori. Che cosa significa? Evidentemente Rabbi Eliezer non sapeva delle parole di Rabbi Meir. Se Rabbi Eliezer avesse saputo delle parole di Rabbi Meir, non avrebbe detto questa opinione perché. Magari non l'avrebbe detta, perché non possiamo avere due opinioni estreme, una che dice che è vietato dalla Torah e l'altra che dice che è permesso a priori. Sono due opinioni estreme. Evidentemente, Rabbi Eliezer non era al corrente delle parole di Rabbi Meir, sapeva solo quelle dei Chachamim. Chachamim cosa dicono? È vietato dei Chachamim uscire con questo gioiello, al che dice Rabbi Eliezer no, è permesso. Non sono due opinioni estreme, sono una vicino all'altra, perché una dice è vietato dei Chachamim e l'altra divieto dei Chachamim è a metà strada tra vietato dalla Torah e permesso a priori, perché divieto dei Chachamim vuol dire dalla Torah è permesso, ma Chachamim lo vietano, quindi è un po' di permesso, un po' di divieto. Quindi quello che dice Rav Yosef a Abaye in realtà, scusate, al contrario, quello che dice Abaye a Rav Yosef, non c'è prova da quello che dici te che possono esserci due opinioni estreme,
Perché è vero che abbiamo Rabbi Meir e abbiamo Rabbi Eliezer, però Rabbi Eliezer magari non si riferisce a quello che dice Rabbi Meir, nel cui caso avremmo due opinioni estreme, magari non era al corrente di quello che diceva Rabbi Meir, e quindi si riferisce a quello che dicono i Chachamim, e quindi abbiamo due opinioni, uno accanto all'altra, però due opinioni estreme magari no. Ad ogni modo, Abai sta solo respingendo questa prova di Rav Yosef, però in realtà l'Halakha segue Rav Kahana. Rav Kahana diceva che secondo Chachamim di Shabbat è vietato travasare il vino passando per questa stoffa ed è vietato della Torah. E quindi abbiamo due opinioni estreme. Rabbi Eliezer che dice che è permesso dalla Torah, è permesso a priori, scusate, anche dei Chachamim, è permesso de Katrilah, vuol dire non c'è alcun divieto, nemmeno dei Chachamim, e invece Chachamim, spiegati da Rav Kahana, è vietato dalla Torah. Sono due opinioni estreme e non c'è problema. Semplicemente abbiamo visto che Rav Yosef voleva portare una prova che possono esserci due opinioni estreme e Abai respinge, dice non necessariamente sono due opinioni estreme perché magari Rabbi Eliezer non sapeva di quello che diceva Rabbi Meir. Però ad ogni modo l'alakha rimane come Rav Kahana. Ok, chiede la Gemara, Mishum mai matrinan bei. Hatra'a vuol dire avvertire, ammonire. Una persona che trasgredisce lo Shabbat è passibile di pena solo se è stato prima avvertito, ammonito, almeno da parte del Beddin. Quindi, prima di fare una certa, secondo alcune opinioni, bisogna dire alla persona: sappi che se fai questa attività, stai trasgredendo sul divieto di XYZ e avrai questa punizione. Lui deve dire: sì, sono al corrente, lo so. Altri invece dicono: non serve dirlo, basta testimoniare che l'abbia fatto, però se queste persone, senza necessità di dirlo, dicono alla persona: sappi che facendo questa cosa trasgredisci XYZ, se in realtà sta trasgredendo un'altra melachà, questa persona non sarà passibile di pena. Quindi, o secondo alcuni, per essere passibile di pena, bisogna per forza fargli hatra'a, avvertirlo, ammonirlo, dirgli: sappi che trasgredisci questa specifica melachà, questo specifico divieto. Secondo altri non è necessario, se però lo si fa bisogna menzionare quello specifico. E quindi la domanda è: quando uno sta travasando il vino passando per una stoffa e uno vuole dirgli, secondo l'opinione che bisogna per forza fargli la tra'a, cosa bisogna dirgli? Stai trasgredendo quale attività? Rabba Amar Mishum Borer. Rabba dice, come spiega Rashi, insomma, Borer vuol dire separare la parte desiderata da quella indesiderata. Rabbi Zera dice Mishum Merakhed. Il divieto è setacciare. Rikud in ebraico vuol dire ballo. Setacciare vuol dire sballare un po' la farina. Entrambe le cose si facevano per il Mishkan, sono simili, in sostanza si separa una cosa dall'altra, solo che il Borer è quello che veniva fatto con un certo strumento separando il, diciamo, quando, dopo che si trebbiava. Allora, bisognava separare il chicco dal grano, invece la farina, e invece il setaccio è quando si vuole setacciare la farina. Allora, Rabbi Zera dice, bisogna per forza dirgli sappi che stai trasgredendo il divieto di Merakhed. Travasando il vino è lo stesso concetto di Merakhed, di setacciare. Rabba dice sì, ma oltre a questo si può anche dirgli che sta trasgredendo il divieto di Borer, di separare il desiderato dall'indesiderato. Quindi secondo Rabbi Zeira specificamente Merakhed, bisogna dirgli stai trasgredendo il divieto di setacciare, secondo Rabba o quello o Borer. Così almeno spiega Rashi. Non è esplicito nelle parole della Gemara, però come spiega Rashi è così. Amma Rabba, adesso dice Rabba, che va ti di mistabra, è logico dire come dico io, cioè che versare il vino è simile anche a Borer, perché? Madar kosher Borer, come funziona il Borer? Notel ochel umaniach psoret. Borer vuol dire una persona che ha davanti a sé cibo e scarto, prende il cibo e lascia lo scarto. Afa Hanami, così anche qui, Notelle Taoche, l'umania capsore, dopo aver travasato il vino, uno cosa fa? Lascia i sedimenti e prende il vino. E quindi è la stessa idea. Amma Rabisera, dice Rabisera, che va ti di dimi stabra. È logico dire, come dico io, che il divieto è setacciare. Madar kosher Merakhed, come funziona il setacciare? Pessolet mi lemala veoche mi lemata. Lo scarto rimane sopra. Quando si setaccia, lo scarto rimane sopra e invece la parte desiderata va giù. Afachanami, così anche quando uno travasa il vino. Pessolet mi lemala ve ochel mi lemata. I sedimenti rimangono su e
il cibo, cioè il vino, la parte desiderata, rimane giù. Quindi ciascuno dice che è simile o a questo o a quello. Secondo la Bisera è simile solo al setaccio, perché è la stessa idea. Scarto sopra, cibo sotto, così anche il vino, sedimenti sopra e vino sotto. Invece Rabba dice è anche simile al Borer, dove separo la parte desiderata da quella indesiderata. Tani Rami Bar Yecheskel, insegna Rami Bar Yecheskel, Talit Kefula, quando abbiamo un abito, una stoffa che oltre a coprire sopra scende anche ai lati e quindi fa, come dire, delle mura, loia a sé, non la si può aprire di Shabbat perché? Perché sta facendo un ohel, come abbiamo parlato ieri, ohel vuol dire una tenda, sta facendo una costruzione, seppur non fissa, è comunque vietato dei Chachamim, non della Torah perché non è una costruzione vera e propria, la definizione di ohel è una tenda, una cosa provvisoria. È vietato. Vei massa patur, se però lo ha fatto, non è chayav, appunto perché è un divieto dei Chachamim, non della Torah. Hayaka ruha lea chuto meshicha, se però su questa stoffa che era piegata c'era anche un filo, e questo filo fa sì che tirandolo si apra tutta la tenda, mutarli in totale chatchila, è permesso farlo a priori di Shabbat. E questo perché? Perché in questa maniera è considerato solo come se stesse aggiungendo a qualcosa di già esistente. Secondo Chachamim, aggiungere qualche cosa è permesso. Il problema è fare dall'inizio una tenda, una costruzione provvisoria. Qui però, siccome c'è questo filo, è come se ci fosse già una base. Cioè, se non c'è il filo, sto aprendo e sto facendo adesso tutta la tenda. Il filo invece fa sì che con un solo tiro si apre tutto, è come se ci fosse già la base e sto solo aggiungendo a qualcosa di già esistente. In genere aggiungere vuol dire ho già una parte larga, un tefach, tefach 8 centimetri, a quello aggiungo. Allora, Tosfo dice o si tratta appunto che è già largo un tefach e a quello tiro il filo e si aggiunge. Un'altra risposta dice Tosfo può anche darsi che non ci sia nemmeno questo tefach di larghezza. Ma è come se ci fosse, perché tefach cosa vuol dire? Vuol dire che ho già una base. Qui dice, anche se non ho questa larghezza di un tefach, è come se avessi già la base, perché è già pronta ad essere aperta, basta solo tirare il filo e quindi è come se già fosse lì. In pratica non c'è. Aprendo il filo, tirando il filo, aggiungo una cosa che già esiste e quindi è permesso a priori. Ba minei Rav Kahana merav, chiese Rav Kahana a Rav, kila mau. Kila è una. Adesso vediamo. Tre domande che pone Rav Kahana a Rav sono, e le risposte che darà Rav sono contraddittorie e la Gemara subito spiegherà la risposta. Allora, chi là è il baldacchino? Sono due tipi di baldacchini. Il baldacchino normale è uno che si poggia su quattro poli, è il baldacchino per il letto, e quindi ha un tetto, chiamiamolo, quindi certamente un tefach di larghezza, dopodiché scende sui quattro lati. Un altro tipo che vedremo più avanti è Kilat Chatanim. È il baldacchino per il letto matrimoniale, che è un baldacchino che ha due poli, ha due pali a metà altezza del letto, e da lì poi scende come se fosse un tetto in obliquo le due parti. Qui si parla una chila normale, così o cosà. Allora, chiede Rav Kahana a Rav, chila mau, è permesso mettere la chila, questo baldacchino di Shabbat o meno? Amarlei af mita asura, dice perfino il letto è vietato fare, quindi ci mancherebbe il baldacchino. Seconda domanda, mita mau, chiede Rav Kahana a Rav, è permesso assemblare il letto? Amarlei af kila muter, dice perfino il baldacchino è permesso. Questo contraddice quello che ho detto prima, chiaramente. Adesso vediamo. Kila umita amau, terza domanda, chiede Rav Kahana a Rav. Fare il letto e il baldacchino è permesso? Amarlei kila asura umita muter, ti risponde il baldacchino è vietato, invece il letto è permesso. Quindi cos'è che succede? La prima domanda era se è permesso fare il baldacchino, al che gli risponde né baldacchino né letto. Seconda domanda era il letto si può né letto né baldacchino. Scusate, si può sia letto sia baldacchino. Terza domanda, letto e baldacchino si può? Dice il baldacchino no, il letto sì. Cosa significa? Veloca Ascia. Non è una domanda, cioè non sono contraddittori. Hade kamar af mitassura, la prima risposta che diceva Rav Kahana, che è vietato fare sia baldacchino sia letto, chiede Carmenae.
Si tratta di un letto come quello del posto Karman. È un letto praticamente che va montato e smontato. È vietato montare il letto. Perché è vietato montare il letto? Perché si rischia di assemblarlo forte. Se lo si fa forte, potrebbe esserci il problema o di Binyan di costruire, secondo chi è dell'opinione che il problema che il divieto di costruire si applica anche a utensili, a cose mobili, non solo immobili, o secondo chi dice che non si applica il problema di costruire, c'è il problema di tikkun kli, di mettere a posto, mettere a segno un certo articolo. Quindi così o cosà è vietato. Quindi anche farlo debole è vietato perché si rischia di farlo forte e questo sarebbe vietato. E per questo diceva Rav che è vietato perché si riferiva a un letto di Karman e il baldacchino anche perché essendo largo un tefach è considerato un ohel, è considerato una tenda. Hade kamar lei afkila muteret. Invece la seconda volta, la seconda domanda dove gli diceva Rav che è permesso fare sia il letto e sia il baldacchino, chiederambi Bar Yecheskel, si trattava di un baldacchino come quello di cui parlava Rami Bar Yecheskel, un baldacchino vero che è legato ad un filo dove è sufficiente tirare il filo e già si apre tutto. Perché è vietato fare il baldacchino? Perché si sta facendo dall'inizio una tenda, una costruzione temporanea, quando invece c'è il filo attaccato, è considerato una aggiunta ad una costruzione che è permessa. E per questo diceva Rav, è permesso mettere il baldacchino, invece il letto è permesso perché non è un letto come quello di Karman, di quello che si parlava prima, bensì è un letto normale. È un letto che è già costruito. Di giorno, per salvare spazio, lo si mette di lato, lo si alza in verticale, orizzontale, quello che sia, e poi lo si vuole riappoggiare a terra. Siccome il letto è già fatto, metterlo a terra uno direbbe: ma c'è il letto che fa da tetto? No, perché non ho costruito un tetto, ho semplicemente rimesso a terra il letto. E per questo diceva Rav Kana: è permesso sia mettere il baldacchino e sia riappoggiare a terra il letto. Chi la sura umita muteret, chi di dan. Quando invece diceva Rav Kahana che il baldacchino è vietato, invece il letto è permesso, trattava di un letto normale, e quindi di nuovo non il letto di Karman che va assemblato, bensì il letto già assemblato che deve soltanto essere riposto a terra e questo è permesso. Riguardo invece il baldacchino, si trattava non un baldacchino come quello di Rami Bar Yecheskel dove basta tirare il filo che si apre, bensì un baldacchino che deve essere messo dall'inizio e quello è vietato perché si sta facendo una costruzione, seppur temporanea, ma la si sta facendo dall'inizio e non è un'aggiunta che sarebbe permessa. Amar Rav Yosef, disse Rav Yosef, Chazina leule chile de Ravuna. Io ho visto i baldacchini in casa di Ravuna, de me urta che di sera, venerdì sera, negidu, erano distesi. Umitzafra, invece al mattino, chavita rami, erano messi a terra, cioè li avevano smontati. Se li puoi smontare, li puoi anche montare. Da qui impariamo che è permesso montarla di Shabbat. Ok. E perché in realtà era permesso montare questi baldacchini di Shabbat? Perché, come diceva Rami Bar Yecheskel, si tratta di baldacchini che sono legati ad un filo e quindi non è costruire una tenda dall'inizio, ma è solo aggiungere a qualcosa di già esistente. Amarav Mishum Rabbi Chia disse Rav Nome Rabbi Chia, vilon una tenda, mutarlin totò, è permesso appenderlo, un mutarle forcode è permesso rimuoverlo. Il problema è oil. Oil vuol dire quando c'è qualcosa che fa da tetto e poi anche scende in basso. Però qui abbiamo solo una cosa a lato, messo per fare un po' di privacy e quindi una cosa assolutamente temporanea. Questo è permesso, non rientra nel problema di oil. Ve amar Shmuel mishum Rabbi Chia, disse Shmuel nome di Rabbi Chia. Siamo a Daf Kuf Lamed Chet Amud Bet. Kilat Chatanim, il baldacchino degli sposi, che a differenza del baldacchino classico, che si poggia su quattro pali e quindi è aperto completamente in alto, quindi un tefach, questo invece è come un tetto, obliquo. Mutarli in totale o mutarli forca, quella è permessa metterla di Shabbat, è permessa rimuoverla di Shabbat. E spiega Rav Sheshet, ama Rav Sheshet, dice Rav Sheshet a nome di Ravidi, lo amaran non lo abbiamo detto, cioè quello che abbiamo detto si applica solo, e la she'en begagatefach, solo se nel tetto, cioè in cima, non c'è larghezza di un tefach. Aval yesh begagatefach, se però in cima c'è larghezza di tefach, asura. È vietato perché dal momento che ho
Dal momento che ho un tefach di larghezza, è come se avessi un tetto e dei muri. Se non ho un tefach di larghezza in alto, è come se avessi due muri. Due muri, abbiamo detto prima, è permesso metterli, perché non è considerato un ohel. Se però abbiamo una larghezza minima di un tefach in alto, sarà già vietato. Continua Rav Sheshet, e anche quando non c'è un tefach di larghezza in cima, Nami lo amaran. Ciò che abbiamo detto che è permesso mettere il baldacchino matrimoniale si applica solo e la sheimbe pachot mishlosha samuch legagatefach, solo se partendo dalla cima e scendendo verso il basso per tre tefachim, il baldacchino non si espande più di tre tefachim. Però aval yesh bepachot mishlosha samuch legagatefach, se però entro tre tefachim dall'altezza scendendo verso il basso, diciamo che al secondo tefach o anche al terzo tefach, la tenda si espande di un tefach, assur è vietato, perché noi conosciamo l'idea dell'avud. L'avud vuol dire che qualsiasi cosa entra tra tefachim è come se fosse completamente chiusa. Quindi è vero che in cima non abbiamo larghezza tefach proprio a punta. Se però si espande in maniera talmente larga, l'inclinazione è tale, insomma, che scendendo tre tefachim si espande di un tefach, è come se fosse aperta un tefach in alto, perché tre tefachim è come se fosse chiuso e quindi è come se in cima fosse largo un tefach e quindi diventa vietato perché abbiamo un tetto con dei muri intorno. Ve lo amarane, continua Rav Sheshet e dice, ciò che abbiamo detto che è permesso se non c'è un tefach né in cima né a tre tefachim dalla cima, e la sheim beshipua tefach, solo se quando questo baldacchino quando scende. Secondo me il baldacchino si regge al palo, ai due pali. Se la distanza, quando il baldacchino scende fino in fondo, non è distante dal palo di un tefach. Aval yesh beshipua tefach, se però è distante dal palo di un tefach, shipule ohalim ke ohalim damu. L'inclinazione della tenda è come se fosse la tenda, cioè come se fosse un tetto. In sostanza, in genere abbiamo tetto e muro. Qui non sappiamo come considerare questo, è tetto o è muro, perché funge un po' da entrambi, mi circonda sia dai lati e sia in alto. Allora, per essere considerato un muro e quindi permesso farlo di Shabbat, devo far sì che dall'alto al basso non si espanda più di un tefach. In alto certamente no, perché si espande più di un tefach. Dall'alto fino a tre tefachim, se si espande di un tefach è come se avesse un tetto, ma anche se non si espande di un tefach fino a tre tefachim dall'altezza, ma in basso si espande più di un tefach, a questo punto non lo considero un muro, ma lo considero un tetto, semplicemente un tetto che va in obliquo e quindi diventa un ohel. Quindi per essere permesso deve scendere molto molto stretto, dall'alto al basso, al punto che quando scende, quando va a toccare il letto, non sia più largo di un tefach. Infatti i commentatori si chiedono a questo punto che uso ne fai, se un tefach sono 8 cm, un tefach di qui, un tefach di lì sono 16 cm, cosa ci fai di 16 cm? Alcuni dicono è fatto per bellezza, altri dicono si tratta semplicemente che se ne mettono un paio di questi, che chiaramente non scendono fino a terra, però faccio sicuro che se dovessero scendere a terra non si espanderebbero, a terra intendo il letto, non si espanderebbero più di un tefach oltre il palo, ma abbiamo un paio di pali e quindi ci sono tanti piccoli baldacchini in questa maniera sarebbero utilizzabili. E anche lì bisogna far sicuro che non si espandano in maniera tale che scendendo a terra si distanziano dal palo più di un tefach. Ve lo amaran, e qui un'altra cosa, ciò che abbiamo detto che è permesso se non c'è un tefach di distanza, e la dronachid mi puri a tefach, solo se non scende oltre il letto di un tefach, perché questo baldacchino copre il letto e c'è un po' di sporgenza anche. È permesso solo se non sporge oltre il bordo del letto più di un tefach. Avannach mi puri a tefach, se però sporge oltre il letto più di un tefach, assur è vietato. Perché? Perché a questo punto il letto fa da tetto e questo baldacchino copre i lati, un tefach è la misura minima, a questo punto abbiamo tetto con muri, e questi muri è vietato metterli perché sto facendo un ohel. Sempre se sono perché sono interessato a questo. E sono interessato a questo baldacchino che mi faccia da tenda sul letto, è permesso perché abbiamo detto che non c'è in alto tefach, non c'è in basso tefach e siamo a posto. Però sotto il letto, che il letto è largo un tefach, sarebbe vietato. Quando si tratta invece di coprirsi con una coperta, non bisogna fare attenzione che la coperta non sporga oltre il letto. Perché? Perché la coperta non è fatta per coprire i bordi del letto, è fatta per coprire la persona, così anche la tovaglia che si mette sul tavolo non c'è alcun problema che la tovaglia sporga, perché la tovaglia non è fatta per coprire un'area,
È fatta per essere messa sul tavolo stesso. Il baldacchino invece è fatto per coprire un'area, cioè OEL vuol dire che c'è qualche cosa e un'area sottostante, almeno di un tefach di area. E quindi il baldacchino è fatto sì per essere sopra la persona. La coperta è fatta per coprire la persona stessa, non per essere al di sopra, e così anche la tovaglia. E quindi, siccome non è messa per fare un OEL, è fatta per coprire qualche cosa, il fatto che sporga non può diventare problematico perché non è stata messa con l'intento che faccia da OEL. Il baldacchino, invece, che è messo per fare da OEL, anche se è permesso perché non è un OEL, bisogna fare attenzione che non sporga. In quel caso sarebbe un problema perché abbiamo il letto che fa da tetto e la sporgenza del baldacchino che fa da muri di quest'ove. Veama Rav Sheshet Berei de Ravidi, disse Rav Sheshet figlio di Ravidi, Hai Seyana, questo cappello, un cappello di stoffa, Share è permesso indossarlo di Shabbat. A questo punto la Gemara capisce che anche il cappello potrebbe essere problematico. Se il cappello ha una sporgenza di un tefach, diventa un Oel, perché mi protegge. Questo cappello mi protegge dal sole, mi protegge, quindi da ombra, mi protegge dalla pioggia. OEL vuol dire qualcosa che non che mi protegge, o che faccio un uso dell'area sottostante. E quindi qui faccio uso nel senso dell'area sottostante il cappello perché mi protegge dal sole e dalla pioggia. Al che direbbe Rav Sheshet che è comunque permesso. È permesso uscire con esso in proprietà pubblica, ma in realtà la questione non è proprietà pubblica, è anche proprietà privata, perché OEL non cambia se è proprietà pubblica o privata. Si parla di proprietà pubblica perché in genere uno lo usa per uscire, ma la stessa cosa varrebbe anche in casa. Al che dice la Gemara Veitmar, però abbiamo studiato in Raberaita, Seyana Assur, che è vietato indossare questo cappello di Shabbat, appunto perché funge da OEL, funge da tenda, perché questa sporgenza di un tefach, chiaramente se sporge un tefach, faccio un uso dell'area sottostante. Dice la Gemara lo Kashia, non è una domanda. Ha deit betefach, ha deit betefach. Molto semplice. Rav Sheshet chi permetteva, tratta di un cappello che non abbia i lati larghi un tefach, e quindi è permesso, perché Oel deve essere almeno un tefach per essere considerato tale. Invece la Beraita che lo vieta, tratta di un cappello che è largo un tefach. Dice la Gemara, e la Meata, ora se è così, in base a questo ragionamento, Sharbif Begelima Tefach, se uno ha il suo manto e per proteggersi da sole o da pioggia lo mette sulla testa e sporge più di un tefach. Achinami di mechayev, vuoi forse dirmi che sarà chayav? Adesso chayav certamente no, perché chayav vuol dire che è vietato della Torah. Qui si tratta di un oil temporaneo, quindi certamente non è chayav. Però intendeva dire, infatti il Rosh ha la versione Achinami de asir, vuoi forse dirmi che sarà vietato? Certamente non è vietato, pur essendo una sporgenza oltre un tefach, e faccio uso dell'area sottostante perché mi protegge da sole o da pioggia. E quindi come mai questa braita mi vieterebbe indossare questo cappello che abbia la sporgenza di almeno un tefach? E la Lokash, bensì dice la Gemara, non è una domanda. Ha de mi hadak. Ha de lo mi hadak. Qui, cioè in realtà dice, questo è in base alla spiegazione di Rashi. In realtà non è come pensavamo inizialmente che il problema è Oel. In realtà, secondo questa spiegazione, non c'è alcun problema di Oel riguardo il cappello, perché è un indumento. Con un indumento non puoi entrare nella questione di Oel. Come infatti la Gemara diceva prima, vuoi forse dirmi che se uno mette il suo manto e copre la testa più di un tefach, sarà vietato perché sta facendo un Oel? Certamente no. Bensì il problema qual è? Che se io esco in proprietà pubblica con questo cappello, se non è ben saldo alla mia testa, rischia che il vento soffi, mi faccia cadere il cappello. Quando poi io andrò a alzare il cappello, è permesso perché sono vicino al cappello, mi fermo, sono dentro le quattro amot, certamente perché il cappello è vicino a me, lo alzo e lo indosso. Si può trasportare entro 4 amot in proprietà pubblica, non c'è alcun problema. Il problema però è che magari una volta in mano camminerò con questo per 4 amot. E per questo la Braita dice che è vietato, perché la Braita, cominciamo con l'altra, per questo Rav Sheshet dice che è permesso, perché la Gemara comincia a demi hadak. Questo, cioè il caso di Rav Sheshet, è un caso in cui il cappello sia ben saldo, non c'è il rischio che il vento faccia cadere il cappello. Invece, quest'altra, cioè la Braita che diceva che è vietato, dell'o mi hadak tratta di un cappello che non sia ben saldo, e quindi c'è il rischio che magari il vento soffia e io quando lo alzo cammino 4 amot, per questo è vietato. Ora, questa è la spiegazione in base a Rashi. Quindi, inizialmente la Gemara capiva che il problema del cappello sarebbe Oel.
sporge di un tefach, mi protegge, potrebbe essere olio, e quindi si chiede perché Rav Sheshet permette e perché la Beraita lo vieta. La risposta qual è? Secondo Rashi, la risposta è che il problema non è Ohel, il problema è che magari trasporto 4 amot o meno. E questo in base alla parola Ela. Quando la Gemara dice Ela, Ela vuol dire bensì. Bensì vuol dire dimenticati di quello che hai capito prima e devi capire diversamente. Cioè, quando si dà una risposta si può rispondere in due modi. O ti rispondo che quello che hai capito prima è sbagliato, o no, ti spiego quello che... cioè, in base a quello che capivi prima te lo spiego. Rashi, nella sua versione della Gemara c'è la parola Ela. Ela vuol dire bensì, cioè dimenticati quello che hai capito prima, che il problema è Ohel, bensì il problema è trasportare o non trasportare. E quindi tutto dipende se è ben saldo o meno. Altri Rishonim non hanno la parola Ela. Se non c'è la parola Ela, vuol dire che la Gemara continua con lo stesso modo in cui capiva prima, ma lo spiega meglio. Cioè, si continua a capire che il problema è Ohel. Perché Rav Sheshet mi dice che non c'è problema di Ohel e invece la Braita mi dice di sì? Perché Rav Sheshet mi parla di un cappello moscio, un cappello non duro, che può anche scendere dritto, e scendendo dritto è vero che è largo un tefach, però potrebbe anche scendere dritto e quindi non sarebbe più un Ohel. Invece la Braita parla di un cappello che è rigido, è duro e quindi non può scendere giù, non può essere moscio, e quindi quello certamente è un Ohel. E infatti il Shulchan Aruch dice proprio così, che un cappello moscio non ha il problema di Ohel, altrimenti c'è il problema di Ohel. Ora, in realtà ci sarebbero dei cappelli, ci sono vari cappelli, e se uno mette un cappello non con l'intento di proteggersi dal sole e dalla pioggia, lì certamente non c'è alcun problema, perché non lo mette con l'intento di fare Ohel e quindi non può essere Ohel. È un cappello classico, se uno se lo mette in qualsiasi occasione perché usa a indossare il cappello, non può esserci Ohel, anche se in realtà il cappello è rigido, perché non lo mette con l'intento di proteggersi. Se invece uno lo mette con l'intento di proteggersi, ed è un cappello rigido appunto, allora in base a quello che dice Shulchan Aruch sarebbe vietato, e così Rambam e tanti altri, perché questa è la loro versione della Gemara. Però c'è comunque la versione di Rashi che secondo Rashi non c'è alcun problema, perché secondo Rashi la Gemara dice che riguardo il cappello non esiste il problema di Ohel, e per questo il Mishnah Brura effettivamente dice che chiaramente si dovrebbe essere attenti a non indossare un cappello con l'intento specifico di proteggersi dal sole o dalla pioggia se il cappello è duro, però dice il Mishnah Brura chi invece lo indossa non bisogna riprenderlo. Perché? Perché c'è comunque l'opinione di Rashi e secondo Rashi è permesso, e quindi bene essere attenti con se stessi a non indossarlo, se l'intento è solo quello, però se si vede qualcuno che lo indossa non bisogna riprenderlo perché secondo Rashi è permesso. Sharach le Rami Bar Yecheskel Ravuna. Mandò Rami Bar Yecheskel Ravuna dicendo così: Ei malan isi, dimmi amico mio, isi vuol dire mio amico, mio amato, Hannach mille ma'aglieta, quelle belle parole de Amart Lamishmei de Rav, tu solevi dirci tante belle halachot a nome di Rav. Mandami altre halachot, tarte be Shabbat, due halachot riguardo Shabbat, vechada be Torah, e una di parole di Agadah riguardo Torah. Allora gli manda, Shalach lei, allora gli manda Ravuna a Rami Bar Yecheskel. La prima halacha a nome di Rav. Hade Tanya God Bekisna Mutar Lintotà. La Braita dice un'otre di pelle che sia legata con i suoi lacci, legata e appesa dove in genere viene appesa, è permesso Mutar Lintotà e per me Beshabbat, è permesso distenderla di Shabbat. Ok, questo perché? Perché è già parte, è come se ci fosse già una base. Questa otre, ma non è proprio una otre, insomma, una otre è un contenitore. Comunque, questo pezzo di pelle che è già legato ai pali, nonostante non sia aperto, disteso, è permesso distenderlo di Shabbat perché c'è già una base e quindi sto aggiungendo qualcosa di già esistente, che è permesso, secondo i Chachamim. Al che, Amar Rav, quindi adesso manda, dice, Ravuna Aram Berheskel, al che dice Rav, lo shanu e la bishne bni Adam. Questo si applica solo se due persone lo aprono, perché due persone che lo aprono non distendono tanto, non tirano tanto questa pelle. Valbe Adam e Had Asur, però se una persona sola,
tende a tirarla tanto e quindi è vietato perché tirandolo è come se si stesse facendo qualcosa di nuovo, perché finora non era ben tirato, cioè stendere è un conto, ma tirare è un'altra cosa. E quindi dice Ravuna Rami Bar Yecheskel, il fatto che questa pezza di pelle legata è permesso aprirla, diceva Rav, e questa è la prima halakha che ti dico a nome di Rav, che è permesso, il permesso si applica solo se sono due persone a farlo. Se invece è una persona cosa fa? Lega un'estremità e poi tira tanto l'altra, tirando tanto, sta cambiando lo status della pelle di come era prima e questo è vietato. Amar Abaye aggiunge, dice, Vechilà riguardo un baldacchino, Afilu be'asara bene Adam Assur, anche se sono 10 persone vietato, mentre questo got, questa pelle, una persona no, ma due o più sì, un baldacchino nemmeno 10 persone. Cioè, un'esagerazione. Perché Ifshar de l'omi matra purta, perché è impossibile che non si tiri un po'. Questo baldacchino è diverso e quindi il problema è tirarlo, anche se già ha una sua base, e quindi stiamo soltanto aggiungendo una cosa già esistente, a un oil già esistente, è vietato perché lo si tira e tirare lo cambia da come era prima ed è vietato. Idachmai, qual è la seconda halakha che Ravuna manda Rami Bar Yecheskel a nome di Rav? Detania. C'è una braita che dice: Kirashi nishmetah hat miarchotea, se abbiamo un forno che si regge su dei gambi, come il tripiede, eccetera, e uno di questi gambi si rompe, mutare taltela. Il forno è un klishe melachtore isur, è un oggetto usato per una cosa vietata che sarebbe cucinare. Se chiaramente è spento, è permesso trasportarlo, come abbiamo visto a lungo nei dapim precedenti, le zorre gufo, se si vuole fare un uso con l'oggetto stesso o nel luogo dell'oggetto. Ok, quindi se si rompe uno dei gambi è permesso spostarlo. Shetai Masur, invece, se si rompono due è vietato spostarlo. Perché? Perché se si rompe uno, se si rompe uno dei tre gambi, riesce ancora con due gambi a reggersi, perché c'è una minima base, hanno un minimo spessore, un minimo di larghezza su cui poggiano, e quindi non c'è rischio che uno prenda il terzo gambo e lo inserisca con forza, che sarebbe vietato. O perché Bonè o Metakenkli, Tikunkli. Se invece se ne rompono due, quindi non può più reggersi su un gambo solo, sarà vietato utilizzarlo perché lì c'è il rischio che uno utilizzandolo vada a rimettere i due gambi con forza e questo sarebbe vietato. Al che Rav Amar, al che dice Rav, Afilu Chad Nami. La Beraita diceva che se cade un gambo è permesso usarlo perché non si corre il rischio di rimetterlo con forza, due invece è vietato perché si corre il rischio. Dice Rav anche con un gambo solo che cade si corre il rischio. Perché? Assur gezerah shema itka. Comunque c'è il. Perché secondo lui anche se cade un solo gambo c'è il rischio che uno vada a rimetterlo con forza. Ok. Quindi abbiamo visto le due halachot che manda Ravuna Arami Bar Yecheskel su sua richiesta. Halachot a nome di Rav. Torah, terza cosa, era qualcosa riguardo alla Torah. Deamar Rav, disse Rav, Atidah Torah shetishtakach miYisrael. In futuro la Torah è destinata ad essere dimenticata dal popolo ebraico. Ce ne marra come è scritto, riguardo le ammonizioni che Hashem dà nel libro Devarim, se il popolo non si comporta bene, et makotecha. Ifla, allora, così vuol dire Hashem, porterà tante piaghe, eccezionali, in maniera negativa chiaramente, diverse una dall'altra. Ora, cos'è questa parola veifla? Yafla azu en yodea mau. Non saprei come interpretare la parola veifla. Ma è una piaga. Ma cosa vuol dire che Hashem porterà piaghe veifla? Che Sheu Omer, quando invece vado a guardare un altro passuk in Yeshaya che dice Lachen inni yosif le afflieta amma zia flevafele. Dice il profeta, insomma, usa la parola haflevafele. Pele vuol dire una meraviglia, una cosa al di sopra della norma. E il passuk continua e dice che Ve'avedah chokhmat chachamav, andrà persa la saggezza dei saggi, uvinat nevonav tistatar, e andrà perduta anche la sapienza dei suoi saggi. E ve'omer hafla'a zu Torah. Questo mi indica che hafla'a fa riferimento alla Torah, cioè cosa dice il passuk? Io come conseguenza farò hafli hafle vafele. Tradurlo in italiano, purtroppo non c'è la traduzione in italiana di comunque un versetto in Yeshaya. Ma l'intento qua è che la Torah sta usando la parola hafle, hafla'a, in riguardo a che cosa? Nel contesto della dimenticanza della Torah.
L'achen hinini yosif leafliat amaze aflevafele. Io porterò più volte questa afla'a che consiste nel far dimenticare al popolo la Torah. E quindi quando è nel libro Devarim, dice la Torah, veifla Hashem et malchotecha, Hashem in futuro porterà tante piaghe, veifla. A cosa si riferisce questo Veifla? Così come nel Passuk in 10a si riferisce alla dimenticanza della Torah, così anche qui alla dimenticanza della Torah. E quindi questo è quello che dice Ravuna, Aram Bar Cheskia, a nome di Rav, la Torah è destinata ad essere dimenticata. Tanu Rabbanan insegnano ai maestri, che se ne chiesu la bottone rechiare in Yavne, quando i nostri maestri entrarono nel vigneto, nella città di Yavne, dopo la distruzione del secondo Bet HaMikdash, il Sanedrin passa da Yerushalayim a Yavne. E quando si siede viene descritto come un vigneto, perché il vigneto ha molte righe di viti, ha molte, chiamiamole così, molte righe. I Chachamim anche si siedevano righe righe. La prima riga era i Chachamim più grandi, dietro quelli meno grandi e così via di Chochmah. E quindi entrano nel vigneto, inteso, arrivano da Yerushalayim a Yavne e si insiedano a Yavne e si siedono come se fosse. Cioè, si dispongono in file file come se fosse un vigneto. Amru dissero: Atidato Rashi di Shtakach Mistarer, così come disse Rav, la Torah è destinata ad essere dimenticata dal popolo ebraico. Ce ne marco come è scritto in Amos: Hinei Amimbaim, ecco che arriveranno dei giorni. Neum Hashem Elohim, dice Hashem, Veishlachti Rav Baaretz, porterò fame nella terra. Lo Rav Lalech, non fame al pane, velo Tzamaramaim, non sete all'acqua. Kiim Lishmoa divrei Hashem, si fame e sete a sapere la parola di Hashem. Uktib, ed è scritto nel Pasuk subito dopo, quando descrive come la gente va a cercare come sfamarsi e dissetarsi. Venaum yam ad yam, si sposteranno da mare a mare, umitzafon vad mizrach, da nord a est, yeshotetu levakesh dvar Hashem, vagheranno per andare a cercare la parola di Hashem. E questa parola, devar Hashem, la parola di Hashem, ve lo inzau e non troveranno. Cos'è la parola di Hashem? Dice la Gemara, intende tre cose, dice Chachamim. Devar Hashem zu halacha. Anzitutto questo fa riferimento alla halakha, perché è scritto riguardo ai 10 comandamenti, Mosè dice, ero lì, lehagid lachem et devar Hashem, ero lì tra Hashem e voi per dirvi et devar Hashem, la parola di Hashem, i 10 comandamenti sono le halakhot. Devar Hashem zeaketz, le parole devar Hashem sono usate anche in riferimento al termine dell'esilio. In realtà, la prima volta è al termine del primo esilio, del secondo, cioè tra il primo Bet HaMikdash e il secondo erano 70 anni, e il Pasuk dice in Ezra, Lichlot devar Hashem mipi Yirmiyah. Hashem parla a Yirmiyah al termine dei 70 anni, e quindi si usa comunque devar Hashem, la parola di Hashem al termine, quindi devar Hashem fa riferimento al termine dell'esilio, Zeaket, devar Hashem zonevuah, e fa anche riferimento alla profezia, perché c'è un Pasuk in Hosea che dice Devar Hashem Asher Haya El Hosea, la parola di Hashem che fu a Hosea, Devar Hashem, e Hosea era alla fine del periodo dei profeti. Quindi anche questa baraita ci dice che la Torah è destinata a essere dimenticata. Uma Yeshotetu Devakesh Devar Hashem, cosa significa che andranno a cercare la parola di Hashem, andranno a cercare la halakha e non la troveranno? Qual è questa halakha di cui non sapranno la risposta? Amru dikre chachamim, atida isha shetitol kikar shel terumah. In futuro succederà che una donna prenderà un pane di terumah che si è trovata in un forno di ceramica, in questo forno di terracotta. In questo forno di terracotta è entrato un sherez, un animale che se morto lo rende impuro. E quindi adesso abbiamo questo forno impuro e la teruma che era dentro. E questa donna andrà nei vari bateknesset, nei vari casi di studio, lei dà in temeai in teorai per sapere se è una teruma pura o impura. La teruma è la parte che viene separata per il Kohen, deve essere mangiata in stato di purità sia da parte del Kohen sia da parte della teruma. E la donna non saprà se è pura o impura. La donna va a chiedere a Chachamim. Ve in mevin e nessuno saprà rispondere. Quindi il caso è del forno che diventa impuro perché è entrato uno di questi scerazzi, di queste creature che se morte lo rendono impuro. E in questo forno c'era anche un pane di terumah. La donna prende questo pane, va dai Chachamim e nessuno saprà rispondere se è puro o impuro. Quindi questo descrive lo stato della fine dell'esilio dove la gente non sa, Chachamim non sapranno le risposte. Devi chiedere a Gemara, ma dov'è il problema? In teorai, in temeai, sapere se è pura o impura? Beh, è attivo, è scritto in maniera esplicita. Mikola Ochel Asher Yachel. È scritto in maniera esplicita che se il forno
che se un cibo si trovi nello stesso forno che è impuro, il cibo diventa impuro, perché la Torah dice, Mikola ochel asher yachel, cibo commestibile, ok, e dopodiché parla di un utensile di ceramica, di terracotta, che diventa impuro, tutto quello che è dentro diventa impuro. Quindi più chiaro di così è Torah scritta. La Torah scritta mi parla del forno impuro, tutto quello che c'è dentro a questo forno diventa impuro, e infatti si parla appunto di forno che diventa impuro per via di questo Sherez, di questa creatura morta che entra dentro, e quindi chiaramente è impuro. E la bensì, dice la Gemara, il dubbio sarà Leida im Rishonai ve im Sheniai ve en Mevin. Per sapere se, sappiamo che ci sono vari livelli di impurità, il Sherez è Ava Tumah, il Sherez è la fonte della Tumah. Vogliamo sapere se questo pane è considerato Rishon, cioè primo derivato, o Sheni, secondo derivato. Cioè, il forno certamente è un Rishon perché riceve l'impurità dalla fonte, che è il Sherez. La domanda però è riguardo il pane, se è considerato che riceve impurità direttamente dal Sherez, o se lo riceve dal forno. Se lo riceve dal Sherez, il Sherez essendo la fonte di impurità, il pane diventa un primo derivato di impurità. Se invece diventa impuro per via del forno, diventa un secondo derivato, perché il Sherez è la fonte, il forno è il primo derivato che diventa impuro, che a sua volta renderà impuro il pane della terumah, che è un secondo. Che differenza fa se questo pane di terumah è un primo derivato o un secondo derivato? La differenza è quando questo pane toccherà altri cibi, li renderà impuri o no? Cibi non terumah, cibi normali, se è un primo derivato li rende impuri, perché il primo derivato rende impuro anche i cibi, hulin, non terumah e non korbanot. Se invece è un secondo derivato, se viene a contatto con altri cibi, non li renderà impuri, a meno che sia cibo terumah o cibo di korban che li rende impuri. Quindi questa è, quando dice che non si saprà la Torah, non si saprà la Halakha, non si saprà determinare se questo pane è considerato un primo derivato o secondo derivato. Ma dice la Gemara, Hanami mi matniti, matnitini. Ma anche riguardo questo abbiamo una Mishnah esplicita che mi dice che Ritran Hasheret Shinimsa Betanur. La Mishnah dice, se c'è un Sheretz, questa è una delle 8 creature che se morte rendono impuri, che si trovi nel forno, Hapace Betocho Shenia, Shatanur Techila, il pane è un secondo derivato perché il forno è il primo derivato. Cioè, il Sheretz rende impuro il forno, il Sherez è la fonte, il forno diventa primo derivato, a sua volta rende impuro il pane che si trova dentro, diventa un secondo derivato. E quindi cosa significa che non si saprà determinare se il pane è un primo derivato o un secondo derivato? La Bibbia dice in maniera chiara che è un secondo. Dice la Gemara, Nistapka lehu ha de amarlei. Ha de amarlei ravada barava le rava. Il loro dubbio sarà riguardo a quello che disse ravada barava rava. Lechze hai tanura che mande mille tuma. Ravada Barava dice a Rava, noi magari dovremmo vedere come se questo forno fosse pieno di impurità. Cosa vuol dire? In genere un utensile diventa impuro se c'è contatto diretto con l'impurità, con la fonte di impurità. Un contenitore invece di ceramica è diverso. Anzitutto che se il contatto avviene all'esterno non diventa impuro. Questa è la differenza di altri contenitori. D'altro canto però, dal momento che l'impurità entra nell'area del contenitore da dentro, anche se non lo tocca, lo rende impuro. Questa è la differenza di altri contenitori, che solo se c'è il contatto diretto, quindi in ciascuno c'è vantaggio e svantaggio. Altri contenitori di metallo, eccetera, solo contatto diretto, dentro o fuori. Invece la ceramica è diversa, la terracotta è diversa, che contatto da fuori non rende impuro, da dentro, anche senza contatto, lo rende impuro. E per questo dice Ravada Barava a Rava, questa Mishnah che mi diceva che il pane è considerato un secondo derivato, perché il Sherez è la fonte, rende impuro il forno, che a sua volta rende impuro il pane, però dice così, se questo Sherez, pur non toccando il forno, lo rende impuro evidentemente, è come se la sua impurità si espandesse fino ai muri. Beh, se si espande fino ai muri, si espande anche al pane. Quindi perché dire che il Sherez rende impuro il forno, che a sua volta rende impuro il pane. Quindi abbiamo due passaggi, dalla fonte al forno, che è il primo derivato, e dal forno al pane, che è il secondo derivato. Magari dalla fonte a entrambi, cioè dal Sherez l'impurità passa sia al forno sia al pane. Perché se questo Sherez mi rende impuro questo forno pur non toccandolo, vuol dire che la sua impurità evidentemente si espande
Come fa a renderlo impuro se non lo tocca? Per forza, è come se andasse in tutta l'area e la coprisse, fino a toccare i muri. Bene, se tocca i muri tocca anche il pane. E quindi se il muro è un primo derivato, anche il pane è un primo derivato. E quindi, vete, ve, patrishona, il pane dovrebbe essere un primo derivato. Al che risponde Rava Arav Adabarava, Amar lei, lo amrina lechze haitanura che mandim leituma. Non diciamo che dovremmo ritenere che questo forno è come se fosse colmo di impurità, perché no? Detania, c'è la Braita che dice: Yahol avrei potuto pensare, dice la Braita, Yehu kola kelim mitamin ba'avir kli cheres. Avrei potuto pensare che se ho un grande contenitore di ceramica, che abbiamo detto, che dal momento che l'impurità entra dentro pur non toccandola diventa impuro. Ora, non solo l'utensile impuro, avrei pensato che anche altri eventuali utensili che vi si trovino dentro diventerebbero impuri. Chiaramente stiamo trattando adesso di un utensile, quello grande è un utensile di terracotta, quello interiore invece è un utensile di metallo, che diventa impuro solo con contatto diretto di un Sherez. Quindi bisogna ricordare questo, la differenza tra terracotta e gli altri utensili. Allora, avrei potuto pensare, Yehu kola kelim mitamin ba'avir kli cheres. Avrei potuto pensare che se ho un grande utensile di terracotta e dentro un piccolo utensile di metallo, e adesso entra un'impurità e non tocca né l'utensile di metallo e né quello di terracotta. E quindi l'utensile di terracotta diventa impuro perché è entrata una impurità. Avrei pensato che adesso anche il piccolo utensile di metallo diventa impuro per due motivi. O perché, come voleva dire prima Rav Adda Barava, che l'impurità del Sheret si espande fino ai muri fino a toccare i muri dell'oggetto di terracotta. A questo punto toccherebbe anche l'oggetto di metallo. Cioè, se ho un oggetto di metallo da solo ed entra un'impurità senza toccarla, lì non diciamo che l'impurità si espande. La regola non è così. Dal momento che però questa impurità entra in un oggetto di ceramica, che lo rende impuro, evidentemente perché l'impurità si espande e va a toccare i muri dell'oggetto di terracotta. Bene, allora toccherebbe anche questo utensile di metallo. Quindi, primo motivo di dire che diventa impuro. Secondo motivo, anche se non fosse così, anche se non diciamo così che l'impurità si espande fino a toccare tutti gli utensili, bensì è una regola speciale che solo l'oggetto di terracotta diventa impuro, avrei detto che anche l'oggetto di metallo diventerebbe impuro. Perché? Perché diventa impuro per via del contatto con l'oggetto di ceramica, cioè il Sherez mi rende impuro l'oggetto di terracotta pur non toccandolo. Una volta che l'oggetto di terracotta è il primo derivato, diventa impuro, renderà impuro l'altro oggetto di metallo come secondo derivato. Al che dice la Beraita, no, avresti potuto pensare così. Talmud Lomar, per escludere ciò che dice la Torah, Kol asher betocho itma, la Torah dice: quando abbiamo un oggetto di terracotta e dentro entra un Sherez, lo rende impuro e rende impuro tutto quello che c'è dentro, Mikola ochel asher yachel. Dice subito la Torah quando si tratta di cibo. Ochalin mitamein, per dire che solo cibi diventano impuri in questa maniera, ba'avir kli cheres, se si trovano nell'area di un utensile che è diventato impuro per un Sherez, ve'ein kelim mitamein ba'avir kli cheres, mentre utensili non diventano impuri. E questo cosa mi insegna? Mi insegna anzitutto che non diciamo come, cioè Rava dice, Rava da Barava, questa Braita ti dice in maniera molto chiara, non come volevi dire te, che non diciamo che l'impurità del Sherez viene vista come se andasse a toccare tutto e quindi renderebbe impuro tutto, perché se così fosse, oltre a rendere impuro l'oggetto di terracotta, renderebbe impuro anche l'oggetto di metallo che si trova dentro, e la Torah ti dice che non è così, quindi questo ti insegna che non si espande l'impurità, bensì è una regola ben precisa riguardo alla terracotta che diventa impura, ma non perché si espande l'impurità, e quindi l'oggetto di metallo rimane puro. E seconda cosa, che anche se l'oggetto di terracotta diventa impuro, non renderà impuro l'oggetto di metallo. Ad ogni modo, quello che ci interessa è il primo dettaglio, che questa Braita mi dice in maniera chiara, che non si dice che l'impurità del Sherez va a espandersi a toccare tutto. Tornando a noi, abbiamo detto che in futuro ci sarà una carenza di sapienza, non si saprà le halachot. Qual è l'esempio dell'halachah? Diceva la Gemara, la donna avrà questo pane. È un pane che è stato infornato in un forno di terracotta, dove dentro è entrato un Sherez e non lo ha toccato. E vediamo che i Chachamim discutono, ma questo pane è un
È certamente un derivato, ma un derivato di primo grado o di secondo grado, cioè è considerato che il Sherez ha reso impuro il forno, che è un primo derivato, che a sua volta ha reso impuro il pane, che è un secondo derivato, o è considerato come se simultaneamente il Sherez rende impuro sia il forno e sia il pane perché si espande? E abbiamo visto che Rava Adaba Rava voleva dire che la Mishnah diceva che è un secondo. Ma Rav Adaba Rava chiedeva perché mai dovrebbe essere un secondo? Non è che si diventano impuri simultaneamente per via dell'espansione della Tumah? Al che rispondeva Rava: no, c'è questa parte che ti dice diversamente. Morale, vediamo che la cosa non era chiara. La cosa non è chiara, questo vuol dire che le halachot non sono chiare. Tanya, dice la Braita, diversamente da quello che diceva Rav e da quello che dicevano i Chachamim a Yavne, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, dice Rabbi Shimon ben Yochai, Chas ve Shalom shetishtakach Torah miYisrael. Non so come si traduca Chas v'Shalom, ma vuol dire mai sia che la Torah verrà dimenticata da Israele. Sheneman, perché è scritto, Killoti Sharar mi Pisarò. La Torah dice in Sefer Devarim, lo stesso Sefer Devarim che parlava di Veifla Hashem et Makotecha, Hashem ti porterà piaghe Veifla, che abbiamo detto che si riferisce alla dimenticanza della Torah, lo stesso Torah dice, lo stesso Devarim dice, Killoti Sharar mi Pisarò. La Torah non verrà dimenticata dalle sue discendenze. Ela, Mani Mekayem, Yeshotetu Levakeshet Varashem Elohim Tzau. Però c'è comunque il Pasuk in Amos, la profezia che dice che il popolo vagherà nelle strade da nord a est, da mare a mare, e non troverà risposte. Non che non sapranno l'alachot, bensì, shelo yimtzeu halacha berura. Non troveranno un'alacha chiara. Alacha chiara vuol dire che sapranno bene l'alacha. Quindi riguardo il pane, sapranno bene se è un primo derivato, un secondo derivato, ma non sapranno bene la motivazione. Ci saranno dispute sulla motivazione dell'alacha. Oppure un mishnah berura, non ci sarà un'alacha chiara. Un'alakha con una versione chiara, giusto per dare un esempio, magari potrebbe essere, abbiamo visto prima, quella parola Ela che può cambiare tutto riguardo il cappello, se si dice Ela o non si dice Ela, insomma varie versioni che non saranno chiare e quindi ci saranno dispute sulle versioni dell'alakhod, beh ma come Had, perfino, insomma, non ci sarà un posto di alakha dove non ci sarà una disputa o sulla motivazione dell'alakha o sulla versione dell'alakha, ma certamente la Torah non verrà dimenticata. Concludo solo con una nota che viene portata qui nell'Arzkol dal Ben Yoyada Ben Ishchai, che dice che è una nota positiva, nel senso che quando ci si dimentica, questo porta le persone a dover studiare di più, a rafforzarsi di più, e quindi questa è una cosa che porta a qualcosa di positivo, non la dimenticanza in sé, ma la conseguenza che porta le persone a sforzarsi di più a studiare la Torah, e questa è una cosa positiva.